abbiamo qui presenti il presidente del Parco dello Stirone, il dottor Sergio Tralungo, il direttore, il direttore. Poi abbiamo il dottor Rocchetta, che ha una doppia veste, ma qui a noi interessa quella nostra. Allora, è sindaco di Castell'Arquato, ma è anche presidente della comunità del parco. Insieme a lui abbiamo il dottor Regneri, della riserva del parco. Adesso vi chiederete perché tanti personaggi, parliamo sempre del Parco dello Stirone, che non si chiama più Parco dello Stirone, perché adesso è diventato il Parco Stirone Piacenziano. Ecco perché abbiamo anche esponenti qui che vengono da Castell'Arquato, là che sia sindaco di Castell'Arquato, ma perché c'è tutta l'area che interessa anche la parte verso Piacenza. E infatti adesso sono presenti con noi perché il nostro progetto coinvolge un pochettino tutti questi settori. Poi comunque abbiamo, allora, il nostro assessore Laura Gerra, che ormai lo troviamo veramente in tante attività della scuola e anche della nostra cittadina, ovviamente, e meno male. Abbiamo l'assessore Fellini, Andrea Fellini, è qui in rappresentanza della provincia, perché gli altri due assessori, tra l'altro, che avrebbero dovuto affiancarlo, hanno avuto dei problemi personali, l'assessore Castellani e l'assessore Mangiali, ma comunque la provincia è rappresentata qui con lui. Ma per noi è un personaggio conosciuto, perché è stato nella nostra amministrazione negli anni passati fino al 2009, se non sbaglio, vero? E quindi è un viso noto ed è un piacere ritrovarlo qua con noi. Allora, perché questo momento? Non solo perché è un momento conclusivo di un progetto che la scuola ha accolto, proposto dal parco, che noi abbiamo sempre chiamato Parco dello Stirone, adesso ci aggiungeremo anche Piacenziano, e perché sta a dimostrare che la collaborazione, la sinergia fra più forze può portare a qualcosa di produttivo. E perché proprio oggi? Perché domani 19 e domenica 20 sono le due giornate dei musei aperti. E siccome il nostro progetto, che è stato proposto a noi appunto dal Parco dello Stirone, fa parte di questi parchi, l'abbiamo proprio deciso di farlo oggi, imminente all'apertura dei musei, tanto è vero che i nostri ragazzi dei tre ordini di scuola saranno poi presenti nelle due giornate per accogliere i visitatori all'interno del Parco dello Stirone e del CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici. Allora, io adesso non so se per problemi tecnici di orari dobbiamo dare subito la parola a Fellini, che ci saluta, e poi partiamo con le nostre presentazioni di lavori. Sergio, va bene? Andrea. Grazie. Salve a tutti, io faccio proprio un saluto così un po' informale, vi porto i saluti del Presidente della Provincia e dei miei colleghi, l'Assessore ai Parchi Maggiali e l'Assessore all'Ambiente Castellani, che purtroppo all'ultimo momento non sono potuti venire. Io torno sempre molto volentieri a Salso, perché per me è un po' come tornare a casa. Ho fatto l'assessore all'ambiente qua, quindi questi sono temi che mi sono cari, e quando Tralungo mi ha invitato, insomma, non ho esitato a dire di sì. Mi è stato raccontato il vostro progetto. Devo dire che quando una scuola e quando dei ragazzi riescono a collaborare e a realizzare un progetto di questo tipo, che riesce intanto a vincere fra i tanti che sono stati presentati, credo che questo sia motivo d'orgoglio prima di tutto per i ragazzi e poi per gli insegnanti e tutti coloro che hanno lavorato questa cosa. Ecco, dicevo, quando si riesce a costruire in modo condiviso qualche cosa che va a toccare temi così importanti, che spesso vengono anche un po' bisfrattati o dimenticati, è una vittoria per tutta la comunità. Doppia è la vittoria se parte dai giovani, più giovani di loro, che rappresentano il futuro, che rappresentano in un qualche modo la prospettiva per chi ha il dovere istituzionale, come il sottoscritto, come la mia collega del comune, come il collega del comune di Castell'Arquato, ha il dovere istituzionale di preservare la natura e di valorizzarla attraverso strumenti di questo tipo, e ha un valore anche di tipo sociale, perché il rispetto per la natura e la valorizzazione di ciò che ci sta attorno è un elemento di miglioramento della qualità della società in cui tutti noi viviamo. Quindi, insomma, io mi fermo qui e vi ringrazio davvero per il lavoro che avete fatto, è un ottimo lavoro, ma soprattutto è un'idea importante che deve continuare anche nel futuro. Grazie. Grazie a Fellini.
Ci tenevo però a ricordare una cosa, la scuola è attenta, come dicevano, a quei valori che devono essere trasmessi con la speranza che appunto vengano accolti e portati avanti poi da voi negli anni successivi. Ma questo per noi, Istituto Comprensivo, è anche grazie a una figura che noi abbiamo anche riconosciuto nel ruolo come figura strumentale di una nostra insegnante, di Mara Battecca, perché è grazie proprio alla sua tenacia negli anni precedenti e anche in questa occasione, e siamo già in pista anche per l'anno prossimo, è grazie proprio alla sua presenza e alla sua volontà di portare all'interno della nostra comunità scolastica quelle che sono le idee base e le azioni importanti con voi. Quindi un grazie a lei. E un grazie alla preside che appoggia sempre, no, tutte le varie proposte, le nostre proposte in tema soprattutto di crescita della cittadinanza, perché vediamo che anche questo ci permette di farvi crescere come cittadini attivi. La nostra preside, il nostro dirigente, che in questo caso vale doppio perché siamo qui con i ragazzi e gli insegnanti e dell'Istituto Comprensivo e dell'Istituto Alberghiero Magnaghi, stamattina non può essere presente per una cosa che deve per forza fare su Almagnaghi, ohimè ce la dividiamo con loro e questo ci dispiace, però è così. E quindi saluta prima di tutto tutti gli intervenuti, con la speranza poi di poterci rivedere anche in altre occasioni, e un ringraziamento lo fa anche ai nostri ragazzi, perché proprio è grazie a loro, alla loro volontà e al loro recepire quello che questo progetto ha voluto portare, che siamo riusciti ad arrivare in fondo e secondo noi come docenti in un modo anche positivo e produttivo e più che altro costruttivo per voi. A Sergio Tralongo lascio il microfono. Grazie. Allora, oggi abbiamo tantissimi ringraziamenti, però andiamo adesso anche a guardare nel dettaglio di cosa si tratta, perché ovviamente non possiamo che ringraziare automaticamente tutti quelli che hanno fatto qualcosa di grande o di piccolo per questo progetto. Intanto un progetto, come si diceva, che è stato premiato a livello regionale, un concorso che si chiama Io amo i beni culturali. Nel nostro caso abbiamo valorizzato, o cercato di valorizzare, un museo naturalistico e un centro recupero animali selvatici insieme alle scuole, quindi all'Istituto Comprensivo, che ci ha dato soprattutto in fase di progettazione un grandissimo contributo. Questo vuol dire che già lanciamo un primo messaggio: è un bene culturale anche la natura. Attenzione a non pensare che la natura e i parchi siano qualcosa che qualche persona originale si diverte a considerare una cosa interessante, mentre in realtà ci sono problemi più seri. Siamo partiti con tutti i ragazzi che hanno ascoltato le nostre presentazioni parlando di biodiversità, un termine che abbiamo spiegato naturalmente a diverso livello ai ragazzi più grandi dell'Istituto Alberghiero, fino ad arrivare ai bambini delle scuole dell'infanzia. Non è facile naturalmente, ma il nostro obiettivo era proprio quello, far capire che la biodiversità è qualcosa che riguarda tutti noi, indipendentemente dal fatto che in questo momento ci siano pochi soldi in giro, ci siano le crisi, ci siano i problemi. Quindi quello per noi era il messaggio importante. È stato accolto dalla Regione, soprattutto perché la scelta di fare un progetto di questo tipo, coinvolgendo i diversi livelli delle classi, ci ha portato a una scelta. Adesso io non vi anticipo quello che vi diranno dopo, ma nella sostanza sappiamo come funzionava questo progetto, su cui dobbiamo ringraziare naturalmente Enrica Scozzesi, Mara Battecca e Sara Di Bello, che è la consulente del nostro museo, che anche lei oggi non riesce a essere qui per motivi purtroppo personali. Quindi, che cosa è successo fondamentalmente? Siamo partiti spiegando a tutti cos'è la biodiversità, cos'è un museo, cos'è un centro recupero animali selvatici, e poi da lì ci siamo un po' allargati. Perché? Abbiamo chiesto all'Istituto Alberghiero, visto che è il suo mestiere, quello di guardare le nostre strutture e darci dei suggerimenti per vedere come si possono incrementare le visite del pubblico o la nostra presenza sul territorio, e questa è stata la parte di cui si sono occupati loro. Abbiamo parlato con le scuole medie, che hanno cominciato a ragionare nei termini di un percorso interattivo, che vedremo presentato dopo, per spiegare come si fa quando si trova un animale ferito, come si fa a farlo arrivare al centro recupero e perché. E i ragazzi ci hanno dato una mano fornendo del materiale e quindi collaborando in quello che vedremo tra poco. Poi abbiamo pensato che i ragazzi potessero fare le guide, e allora abbiamo addestrato qualcuno a fare la guida per i ragazzi più piccoli. Questa è una cosa veramente bella, perché una delle cose più belle del progetto è per me vedere l'emozione dei ragazzi che facevano le guide a parlare a quelli più piccoli, è una cosa bellissima. E poi non è finita, oggi presentiamo quello che è stato fatto, ma attenzione, c'è anche un altro particolare non secondario, l'apertura nei prossimi 2 giorni del museo del centro recupero, in cui oltre alle nostre guide che raccontano quello che c'è, ci saranno proprio i ragazzi che a turni verranno a fare la guida, stavolta non ai bambini più piccoli, ma agli adulti, ai visitatori.
Quindi noi speriamo che vengano tantissime persone, così loro sono bravissimi, ne ho già sentito qualcuno, c'è qualcuno che vuole diventare direttore del parco, io mi faccio immediatamente da parte. Poi abbiamo anche qualcuno che vuole fare la guida, ho detto sì, c'è bisogno di guide, dai. Quindi li assumeremo tutti quanti quanto prima per dare anche buoni dati in termini di occupazione, faremo anche questo. A questo punto io direi che cominciamo a sentire che cosa è stato fatto in questo progetto nel dettaglio. Ricordo anche le persone del parco che hanno collaborato, perché insomma abbiamo comunque persone che sembra stiano sempre ai margini, ma in effetti ci sono sempre, quindi Monica Dominici, Mauro Allegri che sono qui, anche gli altri operatori del centro recupero, insomma tutti quelli che intervengono su quello che noi facciamo. Quello che facciamo è sempre il risultato di un gruppo di persone che lavorano insieme, perché altrimenti non riusciremo mai a fare queste cose in un momento difficile per i parchi, che più evidente così non si potrebbe. Quindi la presenza del presidente della comunità del Parco Ostinone Piacenziano, di Gianluca Raineri, che è un mio collega del parco ma era direttore della riserva del Piacenziano, non stiamo a spiegarvi i dettagli perché sono complicati e poco interessanti, però sicuramente in un momento del genere ottenere questi risultati e partire già per l'idea di presentare un progetto per il bando del prossimo anno vuol dire che siamo assolutamente vivi, credo che sia il messaggio più importante che tutti devono capire. Grazie. Bene. Grazie allora al direttore del nostro parco. Io direi di fare il percorso contrario, cominciamo dai più grandi nel lavoro che loro hanno svolto fino ad arrivare ai più piccoli, che sono grandi fra i più piccoli. Allora, istituto alberghiero, prego, avete bisogno della presentazione col computer o andate? Sì. Allora, queste ragazze sono della prima B turistico, che... Allora, c'è la prima B turistico, la prima A turistico e la quarta A turistico. Quindi do la parola adesso alla più piccola del turistico. Buongiorno a tutti. Il nostro istituto ha aderito al progetto con lo scopo di valorizzare il museo e il CRAS. Per fare delle proposte, noi studenti della prima B assieme alle classi prima A e quarta A turistico, il 18 gennaio siamo andati a visitare il museo del parco, dove ci hanno spiegato la flora e la fauna che si trova all'interno appunto del parco e la biodiversità. E poi siamo andati a fare una visita all'interno del museo. Il giorno seguente siamo andati a vedere in che cosa consisteva il CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, e poi dopo alcune settimane siamo andati in giro per Salso Maggiore a fare delle interviste allo IAT, agli albergatori e ai singoli cittadini, in cui abbiamo fatto delle domande, tra cui se conoscevano il museo, il parco e il CRAS. E come ne erano venuti a conoscenza e se l'avevano mai visto. E la funzione di queste interviste è la valorizzazione del museo. Dopo la visita e dopo aver intervistato cittadini, albergatori e IAT, abbiamo iniziato a lavorare sia individualmente e sia a gruppi. Ci è stato chiesto di svolgere una relazione in cui dovevamo scrivere quello che ci è piaciuto e quello che vorremmo valorizzare. E da queste relazioni abbiamo elaborato delle statistiche. La nostra prof di geografia ci ha chiesto di fare una visita virtuale degli altri musei per ricavarne qualche idea e per confrontare gli altri musei naturalistici. Abbiamo approfondito il tema sulla biodiversità in scienze e in geografia, perché dopo l'incontro sulla biodiversità al museo era importante approfondire ulteriormente l'argomento per essere più propositivi. Allora, noi con la prof di economia abbiamo realizzato i dati rilevati durante le interviste e ci siamo divisi in tre gruppi, ognuno dei quali aveva delle statistiche diverse. Il primo gruppo aveva le statistiche del parco, il secondo del museo e il terzo del CRAS. Come vediamo sono stati intervistati 179 persone, tra cui 168 commercianti e privati cittadini e 11 albergatori e ufficio IAT. Allora, alla prima domanda della conoscenza del parco dello Stirone, del museo e del CRAS,
circa la maggior parte hanno espresso un giudizio positivo, hanno detto di sì, e diciamo per il 15% hanno detto di no. Poi la visita delle strutture, per il 60% ha risposto di sì al parco, mentre il 38% no, e il 2% non ha dato nessuna risposta. Poi ci sono stati giudizi. Allora, per il 60% è stato positivo, per il 12% circa è stato negativo. E alcuni hanno risposto non so, e mentre altri non hanno dato risposta. Poi ci sono state dei canali con cui sono venute a conoscenza le persone. Allora, per il 40% erano residenti e domiciliati a Salso Maggiore. Alcuni sono venuti a conoscenza attraverso le istituzioni scolastiche, altri attraverso familiari e amici, alcuni in TV, in internet, e altri per conoscenza in diretta. Che le strutture possono essere un vicolo di conoscenza del territorio per la maggior parte delle persone, mentre per la minor parte hanno risposto di no, e alcuni non hanno dato risposta. Poi, allora, dei suggerimenti che hanno dato è stata se si poteva fare più pubblicità, oppure se si poteva mettere un mezzo di trasporto dedicato proprio al parco. Diciamo che si potrebbe continuare a migliorare e a curare il parco, e potrebbero esserci orari più flessibili e più convenienti. Passiamo agli albergatori. Come vediamo, il parco, il museo e il CRAS sono conosciuti dalla maggior parte degli albergatori. E poi queste strutture possono essere interessanti per la clientela, e poi più o meno hanno dato gli stessi suggerimenti dei privati cittadini. Poi in conclusione è stato rilevato che una conoscenza abbastanza diffusa del parco dello Stirone per il 60%, mentre il 40% potrebbe migliorare e andarla a visitare. Infine, l'attività promozionale potrebbe consigliare una maggiore conoscenza del territorio, un'attività da realizzare in modo di predisporre una rete di mezzi di trasporti dedicati a questo, orari più flessibili e l'inserimento di circuiti nel circuito dei parchi regionali. Direi che da questa prima lettura, adesso andiamo avanti ancora, c'è già un input anche per la nostra amministrazione per quanto riguarda incrementare i trasporti che favoriscono l'accesso ai nostri, le due strutture del parco e del CRAS. Poi dopo gli altri suggerimenti il direttore insieme ai suoi collaboratori vedrà come poterli strutturare secondo le vostre indagini e le vostre richieste. Bene, a chi tocca adesso? Se in futuro il museo del naturalistico del parco dello Stirone dovesse avere maggiori fondi e poter investire denaro per migliorare il museo, potrebbe prendere spunto da queste proposte. La prima è quella di rendere gli spazi più luminosi e di ingrandire le teche, che devono essere colorate, e magari di disporle lungo le pareti della stanza anziché al centro, perché al momento lo spazio risulta poco vivibile. E un'altra proposta è quella di attaccare al pavimento adesivi che ricordino le impronte di animali e fossili, in modo da creare una specie di mappa che conduca le persone nella sala o nelle eventuali sale future. I reperti potrebbero essere poi disposti in un ordine cronologico e narrativo didascalico, e si intende partire da un discorso generale per poi passare alla descrizione dell'ecosistema e della fauna e della flora che lo popolano.
Gli animali imbalsamati dovrebbero essere accompagnati da foto e spiegazioni, e le didascalie dovrebbero essere più semplici, più intuitive e scritte in forma più accattivante per attirare l'attenzione dei visitatori. La sala o le eventuali sale future potrebbero essere nominate con titoli caratteristici per dare maggiore risalto, e le pareti ridipinte con colori vivaci. E poi, per quanto riguarda il pannello multimediale didascalico, abbiamo avuto questa idea perché abbiamo visitato virtualmente attraverso internet degli altri musei naturalistici e abbiamo visto che qui è possibile sviluppare un rapporto interattivo con il pubblico attraverso la tecnologia. E siccome le scuole medie hanno realizzato un pannello multimediale didascalico, pensiamo che potrebbe essere utile utilizzarlo. Le proposte che noi riportiamo qui oggi potrebbero essere prese in considerazione qualora ci fossero dei fondi a disposizione del museo, e si potrebbero creare delle aule didattiche dove utilizzare microscopi per mostrare immagini ed esemplari di flora e fauna, assistere alla proiezione di video durante il percorso all'interno del museo, oppure ascoltare della musica di sottofondo che riporti i rumori del bosco e le registrazioni degli animali. Oppure si potrebbe dar vita a delle attività per i bambini, come concorsi fotografici relativi al museo, creare dei giochi di gruppo, ricerche su flora e fauna, oppure la possibilità di scattare delle foto senza flash. Appunto, dare la possibilità ai bambini di conoscere gli animali attraverso dei puzzle che riportino appunto le immagini degli animali. Inoltre, per le attività esterne del museo si potrebbero organizzare dei percorsi a piedi, in bicicletta, oppure allestire delle zone picnic, magari organizzare anche dei percorsi per i più piccoli, perché per chi arriva per primo si dà un piccolo regalo, oppure si potrebbero anche abbellire l'esterno del museo con dei fiori autoctoni e inoltre si potrebbero organizzare delle gite o delle manifestazioni diversificate a seconda dell'utenza, oppure magari per i più piccoli si potrebbero anche organizzare delle cose in modo da far indovinare i nomi degli animali, delle piante che sono nascosti dietro a sagome. Oppure si potrebbero organizzare attività di bird watching, che sarebbe l'ascolto e il riconoscimento del canto degli uccelli. Per il CRAS invece si potrebbe allestire una zona per l'accoglienza dei visitatori, e inoltre si potrebbe spiegare le attività e le finalità di questo centro e magari proiettare anche dei filmati relativi ad animali che sono stati soccorsi e poi al loro processo nel reinserimento alla natura. Ci potrebbe essere anche la possibilità di assistere al momento del pasto e poi inoltre alla fine la visita e l'osservazione degli animali. Allora, dopo la visita al Parco dello Stirone abbiamo deciso di immedesimarci in quello che un possibile visitatore vorrebbe trovare sul sito internet e abbiamo fatto un breve progetto per capire quello che potrebbe voler trovare un visitatore. Sì, la cosa più importante di un sito è la home, e noi abbiamo pensato che nella home in alto ci vuole il logo e naturalmente il nome, e poi sotto una serie di link dove ci sono esposti tutti i collegamenti tipo al CRAS, al Museo Naturalistico, al Parco dello Stirone, poi dei contatti proprio per queste cose, un forum dove si possa scrivere i commenti, quello che si pensa quando si va a visitare ad esempio il museo o il parco, un'informazione, cioè le informazioni utili e come raggiungersi.
Riguardo alla sezione del CRAS, invece, avevamo pensato che sarebbe molto carino un piccolo manuale del primo soccorso in caso si trovi un uccello in difficoltà, come comportarsi, i contatti, una sequenza di foto che faccia vedere, comunque una breve sequenza che faccia vedere i vari animali, gli uccelli che si possono trovare, e un'attività rivolta ai bambini per educarli al rispetto degli animali. Beh, direi che i ragazzi sono stati produttivi, fantasiosi, ricchi di proposte. Avremo modo poi di discuterne, perché alcune forse sono un po' da rivedere proprio per le esigenze che un CRAS, sto pensando soprattutto al CRAS, ha, e quindi avremo forse modo di discutere poi con gli esperti, con i tecnici, per vedere quanto sia fattibile delle vostre proposte, che sono veramente tante, sia per un discorso economico, che l'avete detto in apertura, di qualunque cosa, e comunque anche per proprio le caratteristiche che ha un CRAS e le caratteristiche che ha un museo naturalistico. Allora, abbiamo... Bene. Beh, intanto ringraziamo anche gli insegnanti d'alberghiero che si sono camuffati là seduti, ma abbiamo la professoressa Marzia Minotti e la professoressa, no, la Trone, la nostra vicepreside, ma c'era un'altra insegnante, ah eccola, la professoressa Galuppi, che vi ha supportato, l'avete citata prima ma senza dire il suo nome, invece sono stati personaggi importanti per tutti noi. Due proposte, tocca a te. Come ha già detto la prof Minotti, noi abbiamo avuto molte idee, ma adesso qua ne abbiamo messe due. La prima è la caccia al tesoro, che si divide in due squadre e serve per far partecipare famiglie e bambini. Queste due squadre, ci sono questi bambini che partecipano e attraverso delle mappe dello stirone e indizi devono cercare degli oggetti scritti su un foglio e poi presentarli alla fine del percorso. La squadra che ha totalizzato più punti vince. Allora, l'altra proposta è i concorsi fotografici riguardanti il Parco dello Stirone. Secondo noi questi concorsi attirerebbero molte persone, soprattutto persone che amano la fotografia e che... Io so che in questo territorio ce ne sono molti, e compresa me stessa, e poi abbiamo pensato che queste foto vincitrici possano servire a dei dépliants o varie pubblicità che fa il museo o il parco, senza dover incaricare fotografi professionisti e così non pagarli. I contest si possono dividere in due parti, una parte per i professionisti e dall'altra parte per gli appassionati di fotografia. I temi, diciamo che al Parco dello Stirone ce ne sono davvero tanti, per esempio il tema landscape, cioè che è il paesaggio, o macro natura, o meglio ancora gli animali liberi. Noi abbiamo pensato che si potrebbe dare un'opportunità agli iscritti ai concorsi di fotografare gli animali del CRAS, così per farli conoscere e incentivare le persone ad visitare il CRAS o anche a fare delle piccole donazioni per le cure e il sostentamento degli animali. L'iscrizione, noi abbiamo pensato che per le prime edizioni devono essere gratuite, così per attirare più persone, e se l'iniziativa avesse successo noi potete pensare a far pagare una piccola quota. Diciamo, la stagione ideale per noi fotografi è ovviamente la primavera, perché ci sono molti fiori che sbocciano, ma non in estate, perché ci sono molti fotografi che, e anche molte persone che sono in viaggio per vacanze, cioè, non ci sarebbero molte persone. E noi dell'alberghiero vi ringraziamo di questa opportunità, di averci fatto lavorare a questo grande progetto, e speriamo che queste nostre idee vi siano gradite. Beh, direi proprio che l'Istituto Alberghiero, sezione turistica, qua ha dato il massimo di quello che potesse dare. Grazie ancora. Sì, un attimo, che il direttore del parco voleva aggiungere qualcosa. Sì, una
una cosa molto semplice. Abbiamo detto che alcune delle vostre proposte si scontrano contro una situazione oggettiva di spazio e di fondi che non ci sono. Però volevo sottolineare che molte cose che voi avete suggerito, che in questo momento non si possono realizzare per motivi di spazio, fanno già parte del nostro progetto per il futuro Centro Parco Mille Pioppi. Quindi avete comunque individuato le strade giuste, perché sono quelle che già noi avevamo previsto. E anche alcune iniziative, alcune cose che voi avete fatto, sono proprio cose che noi avevamo già in mente di fare. Ma vi dico, dalle impronte a terra perché indicano il percorso, al concorso fotografico, alla caccia al tesoro. Quindi sicuramente è stato esattamente quello che noi